Salve a tutti ragazzi e bentornati a una nuova puntata del TG Crypto. Ben ritrovati, come al solito vi invito a iscrivervi al canale e a seguirci sui vari social. Ma passiamo subito alle news e andiamo a parlare di Consensys, che ha firmato un memorandum d'intesa con il comune cinese di Xiongan per portare il loro apporto tecnologico, il loro know-how sulla blockchain di Ethereum e quindi creare all'interno di questo comune, con le nuove soluzioni, una nuova generazione di smart city. Andiamo ora invece a parlare di Tron, perché alla fine si è conclusa la vicenda. Tron ufficialmente comunica che ha acquisito BitTorrent, quindi ora i due team, quindi il team di Tron e il team di BitTorrent, lavoreranno insieme. E questo insomma è un passo importante per quanto riguarda Tron. Infatti BitTorrent era più volte citato anche all'interno del white paper di Tron come il primo sistema effettivamente decentralizzato e accettato dalla massa e soprattutto a livello internazionale e globale. Era un obiettivo da cui anelavano, alla fine lo hanno raggiunto, ci sono state un po' di controversie legali nel mezzo, ma alla fine Tron ha acquisito BitTorrent. Facciamo un salto in America perché all'interno del Wisconsin il candidato del Partito Libertario ha deciso di voler accettare per le campagne politiche anche Bitcoin, nonostante ci sia un po' un clima di indecisione, ci siano ancora poche leggi a regolamentazione di ciò, lui afferma che non va contro nessuna legge e che quindi vuole accettare anche Bitcoin come finanziamento ai partiti. Parliamo ora invece di General Electric, perché tramite il suo ramo di Venture Capital è andato a partecipare insieme ad altre società sempre nel ramo del settore energetico ad un primo round di finanziamento di 12 milioni di dollari alla società Xage Security, la quale poi avrà appunto il compito di sviluppare un'infrastruttura tecnologica per la gestione dell'energia elettrica all'interno degli edifici. Il tutto combinando quindi la non manomissione della blockchain e l'Internet of Things. Torniamo invece a parlare di Bank of Canada, perché sì, emerge un nuovo studio, che anche questo vi lascio ovviamente linkato sotto in descrizione, dove hanno fatto appunto la banca questo studio nel periodo che andava dal 12 al 15 di dicembre, quindi l'anno scorso, nel 2017, proprio nel momento in cui il Bitcoin stava rincorrendo i 20.000 dollari, e da questo studio sostanzialmente emerge che la maggioranza, cioè il 58% degli intervistati, considerava il Bitcoin come un investimento, per cui per la maggioranza delle persone era un investimento a livello speculativo e non viene utilizzato, perlomeno non veniva utilizzato per quanto riguarda appunto, diciamo così, la sua funzione, cioè quella di fare transazioni e fare quindi scambio di valore. Passiamo ora invece da Google, perché Google ha stretto una partnership con altre due società, Digital Asset e Block Hubs, per sviluppare un sistema di blockchain as a service, ovvero quindi fornire dei servizi per la generazione facilitata di distributed ledger technology, quindi sostanzialmente come già sta facendo Microsoft con la sua Workbench, come fa Amazon. Cercano quindi di andare incontro alle aziende e di fornire delle piattaforme, diciamo così, semplificate per l'introduzione e la realizzazione dei loro database contabili distribuiti. Parliamo ora invece di ProtonMail, perché a quanto pare il servizio di posta elettronica crittografata sta pensando di lanciare un ICO, ancora non si sa effettivamente se la faranno, hanno detto che se la faranno entro l'anno, in realtà il dominio protoncoin.com è già stato registrato e hanno dichiarato quindi di voler perseguire questo progetto dell'ICO per differenziare i possibili investimenti in entrata. Facciamo ovviamente, non può mancare un salto in Cina per restare aggiornati sulle ultime tendenze della nazione che sembra trainare ormai questo settore, perché è stata fondata, diciamo così, una partnership, un gruppo di ricerca congiunto da parte delle tre più grandi società di telecomunicazioni cinesi per appunto andare a sondare tutte le possibili implementazioni e applicazioni della tecnologia blockchain all'interno appunto del ramo delle telecomunicazioni. Tra l'altro, nella capitale della provincia cinese di Nianjin è stato anche lanciato un fondo di investimento per finanziare appunto le attività locali che sviluppano tecnologie in blockchain da 1,5 miliardi di dollari. E per concludere quindi citiamo anche la partnership stretta tra Seven Star Cloud, una società che praticamente offre soluzioni di fintech e gestione del patrimonio tramite intelligenza artificiale, e la China Venture Capital Research Institute. Da questa partnership, appunto, Seven Star Cloud acquisirà la capacità di sviluppare soluzioni quindi in blockchain per digitalizzare alcuni asset, fare la tokenizzazione di alcuni titoli, espandere la sua rete di broker anche all'interno della Cina. Quindi ragazzi, anche per oggi è tutto, io vi saluto come al solito, vi auguro buona giornata, ciao ciao!